7.56, torniamo in diretta perché è arrivato il momento del nostro caffè con. Oggi siamo in compagnia di Gianni Ricci, segretario generale della UIL Puglia. Ben ritrovato, segretario. Buongiorno, segretario. Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Intanto grazie di aver accettato il nostro invito. Noi l'abbiamo anticipato all'inizio della trasmissione un po' i nostri ascoltatori perché abbiamo deciso di chiamarla quest'oggi per anticipare l'iniziativa, la manifestazione, il flash mob, iniziativa sciocca anche come è stata chiamata da alcuni, che si terrà anche a Bari perché è già stato fatto in altre piazze italiane, in Piazza Libertà, dicevo, il 24 maggio con il flash mob 1000 bare per sensibilizzare sui temi sul tema della morte sul lavoro. Allora, intanto volevo chiederle com'è nata questa iniziativa, segretario, e poi noi in questo momento non stiamo mostrando immagini, abbiamo scelto di non farlo perché ci sarà anche qui a Bari giovedì e noi invitiamo tutti in piazza davvero a guardare queste immagini in qualche modo scioccanti, quindi voi volete davvero provocare, se vogliamo, anche un trauma nelle persone che guarderanno. Beh sì, allora intanto l'iniziativa nasce da un tour che abbiamo deciso con la segreteria nazionale. Il tutto è partito il 19 marzo a Piazza del Popolo a Roma, dove abbiamo messo 1041 bare, perché 1041 sono i morti sul lavoro che abbiamo registrato lo scorso anno nel nostro paese. Da lì è partita l'idea della segreteria nazionale di fare, mi consenta di usare anche questo termine, un tour in tutte le maggiori piazze italiane, e a Bari venerdì si conclude il ciclo delle prime 5 tappe. Siamo stati, come le dicevo, a Roma, a Milano, a Bologna, a Napoli, a Perugia, Firenze, e chiudiamo a Bari questo primo giro. Lo dicevi bene, è un'iniziativa shock, se vogliamo, anche perché dopo l'effetto che questa iniziativa ha suscitato nell'opinione pubblica, ma nelle coscienze un po' di tutti, cioè è stata proprio quella di vedere 1041 sagome, bare lì a Piazza del Popolo, di gente che ogni mattina è andata al lavoro e non ha fatto più ritorno a casa. Noi ormai è da anni che abbiamo avviato una campagna che era quella di zero morti sul lavoro. E continuiamo incessantemente, quotidianamente, a portare avanti, diciamo, questo nostro obiettivo, che è quello di raggiungere zero morti sul lavoro, e nel contempo avanziamo anche delle richieste al governo, alle istituzioni locali, affinché diventi prioritario nell'agenda del governo una vera e propria, non campagna, ma una vera e propria lotta affinché non si muoia più sui posti di lavoro. In Puglia l'anno scorso abbiamo registrato 96 morti sul lavoro, quest'anno i dati ci consegnano anche un triste primato, se vogliamo, insieme alla Lombardia e all'Emilia-Romagna. Siamo già a 17 decessi, a 17 morti, a 17 incidenti, che spesso l'opinione pubblica chiama incidenti, ma in alcuni casi sono dei veri e propri omicidi. Perché quando si manomettono dei meccanismi di sicurezza per aumentare il profitto in un'azienda, è evidente che si commette un vero e proprio reato. Ed è anche per questo che noi chiediamo con forza al governo, alle istituzioni, di istituire una procura speciale, di istituzionalizzare anche il reato di omicidio sul lavoro. Guardi, questo è un governo che nel settembre scorso, facendo bene, per l'amor di Dio, ha istituito il reato di omicidio nautico. Sì. Qualche anno fa abbiamo istituito in questo paese il reato di omicidio stradale. Perché non fare altrettanto quando ci si rende conto che in alcuni momenti le aziende violano le norme dettate dall'articolo 81 della legge del nostro paese, che è quello delle norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Quindi è con forza che noi stiamo portando avanti, e devo dire che i risultati rispetto al fatto di mettere 1000 bare, 96 a Bari, 180 a Milano e via dicendo, sta portando a smuovere le coscienze e a capire che forse probabilmente
si sta facendo poco in questa direzione. Anche perché, segretario, io penso un po', guardo diciamo questo tema dal punto di vista giornalistico, a noi capita davvero forse una volta a settimana di raccontare una morte sul lavoro, e devo dire che anche per noi in certi casi sembra quasi una cosa normale, una cosa che deve accadere, una tragedia quasi annunciata. Io penso che queste manifestazioni scioccanti, con davvero un alto tasso di shock, perché portare 100 bar in piazza Prefettura a Bari non è una cosa da poco, servono comunque, come dice lei, a smuovere la coscienza, ma credo anche ad avvicinare più cittadini possibili, perché qui non si parla di Will o di sindacati, si parla di un'intera comunità e di un'intera nazione che deve rendersi conto di un problema serio che può colpire tutti indistintamente, appartenenti a qualsiasi tipo di ceto sociale. Ma certo, qualcuno pensa che sia qualcosa che non possa mai accadere nelle proprie famiglie, ma di fatto non è così. Se noi contiamo oltre 3,5 morti al giorno, perché se siamo a 1041 vuol dire che muoiono 3 persone, 4 persone al giorno, poi ci sono le tragedie, quelle che magari fanno più notizia, penso alla centrale di Bologna, penso a tutta un'altra serie di accadimenti che diciamo poi arrivano anche alla ribalta nazionale. Beh, insomma, bisogna rendersi conto che è un problema che può riguardare tutti, che può riguardare indistintamente qualsiasi lavoratore, e quindi abbiamo la necessità di smuovere le coscienze, come dicevo appunto prima, e di intervenire seriamente cercando di raggiungere questo che per noi è l'obiettivo di zero morti sul lavoro. Bisogna farlo aumentando gli ispettori, facendo più assunzioni, più controlli. Guardi, c'è un paradosso in questo paese, che rispetto al numero di ispettori che ci sono, un'azienda rischia di essere controllata una volta ogni 20 anni, e quindi è normale che poi c'è una sorta di deregulation in giro per il paese, nelle aziende. Noi dobbiamo stoppare questo fenomeno, dobbiamo aumentare la cultura della sicurezza anche attraverso la formazione, evitando per esempio i subappalti a cascata, tutta una serie di condizioni che potrebbero sicuramente avvicinarci a quello che è l'obiettivo che noi auspichiamo, e che è quello che non si può morire più per lavoro. E allora noi l'appello che facciamo a tutti i nostri ascoltatori: scendete in piazza il 24 maggio insieme alla UIL, lo ha detto bene il segretario, l'ha ripetuto bene anche Giuseppe, questo è un tema che coinvolge tutti quanti. Dunque, 24 maggio 10:30, Piazza Libertà, con il flash mob 1000 bare. Segretario, grazie ancora per la sua disponibilità, noi ci vedremo poi alla manifestazione, mostreremo anche le immagini ai nostri ascoltatori, intanto grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, e anche soprattutto grazie per quello che fate, diciamo, raccontare e annunciare questo tipo di iniziative. Per noi è un motivo di orgoglio il fatto che l'opinione pubblica poi, diciamo, sia attenta a questi che sono dei problemi che, come dicevamo, interessano l'intera popolazione del nostro paese. Grazie di cuore. Grazie a Gianni Ricci. Noi ci fermiamo, sono le 8:05, un po' di pubblicità, non andate via, torniamo subito con la situazione del traffico a Bari.